Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui a Pokémon Ultra Luna Blindlock. Nello scorso episodio siamo arrivati fin qui, da questa parte dovrà iniziare, sembra una prova, ma qui dovrei arrivare addirittura da Ultra Necrozma o Necrozma Ali dell'Aurora. Quindi ragazzi, mi raccomando, mi aspetto tantissimo il vostro supporto con i pollicioni all'insù, grazie mille a tutti quelli che l'hanno appena lasciato. E direi che possiamo addentrarci, infatti ecco c'è Lilia. Che è un po' stanca, scusa ma non sono molto abituato a correre. Prec, siamo quasi arrivati all'altare, lascia che curi Incineroar. L'avevo messo per primo proprio perché mi aspettavo la lotta contro Necrozma. Un allenatore può arrivare fino in capo al mondo se i suoi Pokémon sono nel pieno delle forze. Ok. Ragazzi, ci siamo. Anche qui ci sono le colonne della prova. E qui probabilmente c'è la prova prima. Oltre a questo punto inizia l'area della prova. Solo chi intende affrontarla può passare oltre. Coloro che non hanno il coraggio di sfidare il Pokémon dominante che protegge questo territorio non sono degni di avanzare. La fiducia nei propri Pokémon è la chiave per il trionfo. Non si vedono capitani, ma oltre a questo punto si tiene la prova. Vuoi affrontarla? Affrontiamola. Inizia la prova senza capitano. C'è là sotto il cristallo. E a questo punto, visto che questa prova dovrebbe essere del Commo, se non ricordo male, rimetto Mazzetta per prima. E vediamo se, se funziona questa cosa. Nel frattempo ho fatto salire qualche livellino un po' tutti quanti. Siamo quasi al 60. Bene, bene, ma non benissimo. No, così, tanto per dire qualcosa. Senti uno sguardo dire, insomma, penetrante su di te. Andiamo a vedere qua dentro. Attenzione. Lotta. Ok, ok. Ci sta. Ok, per adesso Young Mo la sfida non è cambiata. Vediamo, vediamo, potrebbe essere una cosa buona. Anche se in realtà adesso il Commo ha una mossa Z. Vediamo, carineria. Innanzitutto. Altra cosa che ho cambiato e che non potete vedere fino adesso. Ho messo gli avanzi a Klefki. A Mazzetta. Avevo rapid artigli, però Klefki comunque ha già un'abilità burla. Che gli consente di attaccare per prima determinate mosse, è vero. Però rapid artigli non credo che mi potrebbe servire su Mazzetta. Quindi ho preferito mettere gli avanzi. Ok. Uno sguardo ancora più penetrante. Secondo Pokémon della prova, già ho visto la sagoma. E beh, come potevamo aspettarci tutti quanti. Akamo. Ok. Ok, Mazzetta, mi serve tutto il tuo supporto, mi raccomando. Lotta. Carineria. Vai. Oh yes, super efficace e bel colpo. È 4 per, quindi comunque va benone. Felix sale al 59, ottimo, perché poi lo dovremmo usare. Ragazzi, se qua facciamo tutto, incredibilmente penetrante. Se facciamo tutto, ci sarà sia il dominante che Necrozma, quindi sarebbe pazzesco come episodio. Ok, dobbiamo andare. Andiamo avanti. Avrei paura di una qualche mossa di tipo terra, un terremoto. Non so se può impararlo, ma potrebbe essere. Intanto prendo il cristallo Z. Ma attenzione, forse non riesco a prenderlo perché... Boom! Arriva lui. Commo. Salve, Commo. Ok. Inizia la sfida contro il dominante. Così, subito, su due piedi. Mazzetta, devi assolutamente dare il massimo. Vediamo un po' quale statistica aumenta. Non mi ricordavo di questa prova, è vero. O meglio, non me la ricordavo proprio adesso. In effetti, però, era così. Quindi sono io che mi dimentico le cose. Livello 49. Noi siamo a livello 59. Dovremmo essere a posto. Però ha tutte le statistiche aumentate. Tutte. Andiamo di carineria per vedere quanto gli togliamo. Assorbi pugno. Attenzione. Fa tanto male, ragazzi. Fa tanto male. Ah, ok. Ha anche la bacca. Ok. Ok. Potrei andare anch'io di assorbi bacio, però se chiama gli alleati inizia a essere un po' pericolosa come situazione. Scizor? Oh, Scizor. Salve. Allora, livello 46. Livello 46. Posso provare
Potrei provare a mettere anche Dakota e fare una cosa del genere. Però proviamo con assorbibacio su Commo. Pugno scarica non dovrebbe farmi tantissimo. Aia! Assorbi pugno ancora. No, 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 4 punti vita! Ha resistito con 4 punti vita. 4. Sembra giù di morale, assorbi bacio, fagli tipo un brutto colpo così ti recuperi un sacco. Dai, 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 dai. E insomma. E insomma, ragazzi. Ok, non è proprio il massimo. Terremoto di Dakota potrebbe essere una buona cosa. Perché ora dovrebbe subire comunque due mosse di tipo... cioè, fisiche. Sì, sostituisco con Dakota. Così magari ci togliamo Scizor il prossimo turno. Se fa di nuovo pugno scarica, è buono. Così attacca prima Scizor, mi aumenta la difesa e assorbi pugno mi fa ancora meno. E lui recupera poca vita. Anche per questo. Ok. Ok. Ottimo switch, ragazzi. Ottimo switch. Ok. Abbiamo la difesa molto aumentata, andiamo di terremoto. Così magari ci togliamo di mezzo Scizor, speriamo. Dragartigli! Aia, questa fa male. Ok, però aumentiamo la nostra difesa, bene. Dakota utilizza terremoto. Scizor, che cosa avrà fatto per non attaccare prima? Ok, ha resistito. Ok. Va bene. Allora, allora, abbiamo retto bene. Abbiamo retto bene, però per qualsiasi cosa io utilizzo iperpozione su Dakota. Non si sa mai. L'ho utilizzato comunque schermo luce, ma va bene così. Ok, vediamo che fa. Dragartigli, prima non ci ha fatto tantissimo. Perfetto. Sopportazione, ancora una volta, ci aumenta la difesa. Forbice X... Ok, mamma mia Dakota, ma io Dakota, cioè, la adoro ragazzi, come si fa a non adorare Dakota? È formidabile, è tipo il miglior Pokémon per fare la storia in settima generazione, secondo me. È il Pokémon migliore, se voi mi chiedete un consiglio per un team di settima generazione per affrontare la storia, Muzzle c'è per forza. Cioè ragazzi, che vi devo dire di più? Ha fatto tutto lei. Certo, qualcosa l'ha fatta anche ovviamente Mazzetta, eh. Ha anche resistito con 4 punti vita e quindi è stata fantastica. Ma Dakota ha risolto la situazione. Ogni attacco fisico è... cioè... è impossibile non amarla. Allora, troppo forte direi di togliere doppio calcio. Dai, sì. Sì, sì, sì. Ok. Perfetto. Mazzetta sale anche al 60, bene. Inox sale al 58, è rimasto un po' indietro Inox. Devo assolutamente allenare Inox per salire anche lui al 60. Commo è sparito dentro il canyon. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! La prova contro il dominante è nostra. Ragazzi, mi raccomando, tanti pollicioni in su, perché fino adesso ci siamo comportati bene. Adesso ho paurissima, però. Adesso ho troppa paura, perché dovremmo affrontare... Oh mio Dio. Dovremmo affrontare... Oh mio Dio. Allora, cristallo Z di tipo drago. Va bene. Curo, ovviamente, un po' tutti quanti. Soprattutto Mazzetta, che ne ha bisogno. E... allora, vediamo latte. Mumu, quanto ne ho? Recupera 100. Dai, facciamo così. Sì. Perfetto. E poi vediamo se ho una super pozione. Ottimo. Su Dakota. Perfetto, ci siamo. Posso rimettere Felix per primo? Perché sì. Quindi rimettiamo Felix per prima, livello 59, va bene. Non era un livello molto alto quello di Commo, è vero. Però col fatto che chiamava Scizor e non me l'aspettavo, è stata veramente una sorpresa ed era un po' più complicato. Comunque, ci siamo. Altare lunare. C'è anche Lilia, c'è anche Api. Ci siamo tutti, ci sono anche i due flauti, abbiamo fatto tutto, siamo pronti, il momento è catartico. Si dice che quella del canyon sia stata la prima prova istituita per il giro delle isole, e tu sei riuscito a superarla, bravo, non ti smentisci mai, Freak.
Hai completato la settima prova del Giro delle Isole, ti faccio i miei complimenti. Hai saputo affrontare ogni difficoltà superando i tuoi limiti e sei un allenatore eccezionale. E anche tu, Incineroar, hai fatto la tua parte. Lascia che ti rimetta in sesto. Perfetto, io ogni volta curo tutti quanti. E poi dopo mi rimettono in sesto la squadra. Ma va bene lo stesso. Guardandovi ho la netta sensazione che andrà tutto bene. Anzi, ne sono sicura. Beh, speriamo. Marsdale. Già, Marsdale è preoccupato perché si deve fare tutti quegli scalini. Sì, se suoneremo insieme il flauto lunare e il flauto solare. Andiamo, Freyk. Ah no, ok, era una frase di senso compiuto. Sì, andrà tutto bene se suoneremo insieme. Perfetto, ok. Pensavo dicesse, se lo suoneremo insieme, se andrà tutto bene. Invece no. Va bene. Ragazzi, facciamo attenzione a dove mettiamo i piedi. E ci siamo. Il consiglio non richiesto non mi interessava, ma ci siamo. Non corriamo perché questo è un momento epico. Ragazzi. Una scalinata così non l'ho mai vista in tutta la mia vita, perché è sinonimo di epicità. È sinonimo di epicità perché stiamo per raggiungere l'altare. L'altare del Pokémon leggendario di settima generazione. E penso ci sia qui la sua variante, quindi ragazzi, novità assoluta. Ho visto delle immagini nel trailer dove qui addirittura si dovrebbe tenere una lotta, non con me. Vediamo qua se c'è qualcosa. Cioè, oddio, anche con me. Ma si dovrà tenere una lotta anche tra Pokémon leggendari. Sarà epico, ragazzi. Sarà epico, non vedo l'ora. Eccoci, ci siamo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Riesco a percepire tutta l'energia della luna. Nebulino, perdonami, ma prima di farti tornare alla tua forma originale, devo trovare mia madre. Devo parlarle, devo dirle tutto ciò che sento. Dobbiamo assolutamente essere uniti per poter affrontare Necrozma. Chissà cosa sta facendo in questo stesso istante Samina con Guzman, magari al cospetto di Necrozma. Forse stanno combattendo, forse lo stanno ancora cercando, non si sa. Il flauto solare. Mi sembra così naturale tenerlo in mano. Credo che sarei in grado di suonarlo. Ok, Lilia sa già dove posizionarsi. Freak, tu devi andare dall'altra parte. Va bene, Lilia. E ci vado subito. Perché non vedo cose da dover prendere, oggetti e robe varie. Siamo in un punto importantissimo, epico. E quindi andiamo direttamente nella nostra posizione. Vuoi suonare il flauto lunare? Sì. Eccoci qua, ragazzi. Aspettiamo che spunti la luna. Ok. Ragazzi, ci siamo. Flauto solare per Lilia. Flauto lunare per Freyk. Ed ecco la melodia. Ragazzi, ovviamente parlo un po' anche di sopra. Non so che cosa può succedere con questa musica. Però per forza devo farlo e quindi vi devo commentare, anche se so che lo state benissimo vedendo, con queste due luci che si intrecciano. Attenzione, perché viene illuminato tutto l'altare e si apre. Sembra quasi un sole. Attenzione, una specie di onda energetica. I colori dell'arcobaleno. È bellissimo. È bellissimo, ragazzi. La borsa si muove. Lì dentro ci deve essere per forza Nebulino o Cosmog. Non puoi più tenerlo dentro, Lilia, mi dispiace. Esce fuori. Cosmog, irradiato da questa luce. E attenzione! Vediamo cosa succede. L'energia proprio si percepisce. Sbam! Lunala. Eccola lì! Ecco Lunala, l'apparizione di Lunala. Pazzesco. Ci siamo. Ciao Lunala. Nebulino, meno male, stai bene. Mi hai fatto prendere uno spavento a volartene via così all'improvviso. Temevo che ti saresti fatto male. Quindi il suono dei flauti ha il potere di farti evolvere in un Pokémon leggendario. E questo è lo scopo del rito. Chi poteva immaginarlo? In nessuno dei libri che ho letto si parlava di una cosa del genere. Lunala. Cioè, Nebulino, io devo andare da mia madre. Capisco che voglia proteggere Alola, ma non può cercare di catturare Necrozma da sola. Machina Pea? Ok. Ok.
Che succede? Ora potrò raggiungere mia madre. Cosa? Guzman, ma cosa? Che sta succedendo? Samina! Oh mio Dio, eccolo! Non sono pronto! Non sono pronto per tutto questo! Ma cosa? Ragazzi, scappate! No, quella creatura è mostruosa! No, non ci posso credere. Mamma. C'è Necrozma, ragazzi, al nostro cospetto. Necrozma si è svegliato appena ho aperto gli occhi, si è lanciato ciecamente all'attacco. E ora è troppo tardi, nessuno lo può fermare. Samina, che cosa hai combinato? Che cosa hai fatto? L'hai svegliato. Scappa, Lilia, mettiti in salvo, non c'è niente che tu possa fare. Lotteremo insieme, anzi, ci penserò io a proteggerla. Vieni qua. Oddio, però non so se sono pronto. Ok, ha preso di mira Lunala. Mi sa che non vuole noi. Eccoci, eccoci. Lunala forse ci vuole proteggere. Attenzione, parte la sfida. Vengono scaraventati da un lato e dall'altro l'oscurità di Necrozma contro in questo momento la luce della luna di Lunala. Non ci credo, la... Ok. No. No, che figata. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Necrozma, ali dell'aurora. Eccolo qui. Sta creando un sacco di ultravarchi? No, aspettate ragazzi, che devo fare adesso? Devo sfidare... Ok. Un Kauna a passeggio sotto la luna? Ho uno strano presentimento. Subito la nuova ultracreatura! In questo caso non lotta subito col Tapu Koko? Cos'è questa strana creatura? Forse ora viene a proteggerli. Au, pensaci tu, conto su di te. Attenzione! Au, il protettore! Ne avviene anche Tapu Koko, ragazzi. Inizia la sfida! I Tapu, a difesa di Alola, a difesa della terra contro le ultracreature. Questo è il momento più bello. Perché sei qui? Per adempiere i doveri di Pokémon protettore o per fare una bella lotta? Penso per entrambe le cose. Questo evento non riguarda solo Mele Mele. Cari amici, le altre isole sono nelle vostre mani. Esatto, ecco che si risvegliano tutti i Tapu. Più che risvegliarsi, che vengono in aiuto, in soccorso. E c'è anche Alixia. Bella sfida anche questa. Anche questa qui di... Oh, Augusto, in bocca al lupo. divertiti, mio caro. Xurkitri. Contro Api. Api, primo tuo evento da Kauna. Mi sa che te la devi cavare da sola. Bella responsabilità. E se non ci fosse stata? Se non ci fosse stata, visto che è stata investita adesso... Raga, io mi sento come un Kauna di tutta Alola, visto che devo proteggere, ecco, addirittura da Necrozma. Vai Felix, conto su di te. Ok ragazzi, non solo è Lunala, quindi tipo spettro, ma ha aggiunto il tipo psico. Quindi Felix va più che bene. Andiamo, lotta contro Necrozma. Io direi di andarci subito di mossa Z, hai per schianto delle tenebre, vai. Vai Incineroar, vai mio piccolo starter, vai Felix, col potere della nostra amicizia, con la tua super mossa Z, sprigiona tutta la tua potenza contro Necrozma, contro l'invasore, iperschianto delle tenebre. Mamma mia, che lotta epica, che lotta fighissima, su! E poi, boom! One hit KO! Boom, bitch! One hit KO! One hit KO, Felix! Grande così! Ritornatene da dove sei venuto! Ritornatene da dove sei venuto! One hit KO! Attenzione! Attenzione! Via! A casa! Subito! Mi sa che ti sei un po' incavolato, eh? Capisco, capisco. Mamma mia, ma... che figata, grande Felix! Che succede? Non possiamo più riprendere il controllo di Nebulino?
o l'unala o chi che sia. Ok, queste tenebre mi sembrano. Ok, c'è anche l'ultrapattuglia. È molto più buio del solito. Necrozma, tu che domini la luce, vuoi gettare anche Alola nell'oscurità? Necrozma vuole riprendersi la luce che ha perduto. E adesso cosa facciamo? Necrozma sembrava così sofferente, come se stesse disperatamente cercando qualcosa. Ha soggiogato l'unala in pochissimi colpi. Sei così premurosa, ti preoccupi persino per Necrozma, ma in fondo sei sempre stata così, troppo gentile dal cuore tenero. Tu, Samina, sei una delle cause più. Vabbè, comunque, è per questo che hai portato via Cosmog, non è vero? Mia piccola Lilia, piccola ingenua. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, ci serve il vostro Pokémon leggendario per viaggiare tra i mondi, come fate voi. Non credo che lei si renda conto di cosa ci stia chiedendo. A mio parere lei è un po' troppo abituata a entrare in scena e prendere l'iniziativa per risolvere qualsiasi problema. Oh! Vuole un applauso? Vuole che le faccia i miei complimenti? Il mondo non ruota attorno a lei. Attenzione! Blastata! Comandante Siron, la prego, si calmi. Hai ragione, Mirin, non serve prendersela con lei. Piuttosto, ho notato una cosa molto interessante durante la lotta di poco fa. Necrozma sembrava interessato al tuo braccialetto, il Supercerchio Z. Sembra che qualcosa abbia destato la sua curiosità, che sia stato attirato dalla luce intensa della pietra lucente e dei cristalli. Voleva rubare i cristalli Z? In effetti Freccia ha un gran numero di cristalli Z che ha ottenuto durante il suo giro delle isole. Già, e ne ha molti di più dei Capitani e dei Kahuna, che hanno solo quelli di un tipo. Noi non siamo in grado di lottare al fianco di Solgaleo, ma possiamo servirci della sua forza per raggiungere altri mondi attraverso gli ultravarchi. Tu sei riuscita a evocare l'Unala, sarei certo in grado di viaggiare in groppa a Solgaleo. In fondo non è molto diverso dal Poképassaggio di cui vi servite voi aloliani. Oh mio Dio! Nel nostro caso si tratta di un ultraviaggio dimensionale. Per raggiungere il mondo in cui si trova Necrozma devi entrare nel passaggio dimensionale bianco. Gli altri passaggi conducono in mondi diversi, quindi quello bianco. Ragazzi, ci siamo. In questo momento posso muovermi all'interno di Alola, completamente avvolta nel buio. Ragazzi, questo è il momento più importante. Che fa? Mangi, tu mangi qualcosa? Rotom, in questo momento stai togliendo qualsiasi epicità mangiando i Pokégioli, scusami. Comunque, ragazzi, ci siamo. È un momento importantissimo. Io non so nemmeno se sono pronto. Questa lotta, sì, è stata abbastanza semplice, come abbiamo potuto vedere. Ma andando da Necrozma nella sua forma, nel suo stadio completo, sicuramente prenderemo gli schiaffi. Me l'avete detto tutti, tutti. Io non so effettivamente se sono pronto, non so se allenerò la squadra. In ogni caso, direi che questo episodio può concludersi qui. Nel prossimo appuntamento andremo nell'ultravarco. Ragazzi, mi raccomando, non dovete assolutamente mancare. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate. Grazie mille. Per tutti quanti quelli che hanno appena lasciato il pollicione all'insù, mi raccomando, condividete questo video in cui mi sono gasato tantissimo e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate campanella sociale in descrizione. Vi voglio dire un'altra lettera. Vi voglio dire un'altra lettera che in realtà in questo momento sì, è una lettera, non è un numero ed è la lettera K. Ok, ragazzi, la lettera K. Quindi, grazie mille a tutti, noi ci vediamo alla prossima. Non dovete assolutamente mancare perché ci sarà l'ultra sfida. Ragazzi, grazie mille ancora. Un saluto a tutti, alla prossima. Ciao.